Bentrovati, questo è un piccolo portacuffiette che ho fatto in due versioni qualche anno fa. Me lo hanno richiesto in parecchi, ho recuperato le istruzioni e adesso vi faccio un mini video per l'esecuzione. Eccolo qui, e questo è quello che andremo a realizzare. Io ci ho messo un gancio portachiavi, ho cucito un bottoncino sul retro per chiudere l'apertura e lo si può usare come portacuffiette, come portamonete o quelle piccole cose che si potrebbero perdere in borsa, tipo rossetto, chiavi, limetta, piccole forbicine. Ecco qui, vedete? L'uso poi lo deciderete voi. Abbiamo bisogno di 4-5 colori a vostro piacimento. Io vado ad usare il marrone, il giallo, l'arancio, il beige e il nero, da lavorare con uncinetto del numero 2. Partendo con il marrone, andiamo a creare un cerchio magico all'interno del quale, dopo essersi fissati con un punto catenella, andiamo a lavorare 14 punti alti. Quindi il primo punto lo sostituiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo all'interno del cerchio, andiamo a lavorare altri 13 punti alti. Un tredici, che con le 3 catenelle iniziali formano i 14 punti del primo giro. Stringiamo l'anellino e chiudiamo il primo giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. Dopo lavoriamo prima il secondo giro e poi stringiamo bene il filo, la godina, e la andiamo a fissare nella lavorazione. Nel secondo giro andremo a lavorare 14 gruppi di 2 maglie alte e lavoreremo tra un punto e l'altro. Non lavoreremo sul punto, ma nello spazio che c'è tra un punto e l'altro. E facciamo in questo modo. Entro nello spazio che ho tra il punto iniziale e il secondo e lavoro una maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono il primo punto alto del secondo giro, carico il filo, rientro di nuovo nello spazio, il primo spazio che ho tra le 3 catenelle e il secondo punto di lavorazione, e vado a lavorare il secondo punto alto della sequenza. Carico il filo, vado nello spazio successivo che ho tra il secondo e il terzo punto e lavoro 2 punti alti, 1 e 2. E continuo in questo modo lavorando 2 punti alti in ogni spazio e alla fine del giro dovrò avere 14 gruppi di 2 maglie alte che chiuderemo sempre sulla terza delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. Tiriamo per bene il filo e alla fine
andiamo a chiudere il secondo giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali. E nel secondo giro dobbiamo avere 14 gruppi di maglie alte, di 2 maglie alte. Adesso ci fissiamo con un punto catenella e andiamo a staccare il filo per fare il cambio colore. Prendo il colore arancio, faccio il mio nodino iniziale, e andiamo ad agganciarci qui nello spazio che abbiamo tra l'ultimo gruppo di 2 maglie alte e il primo. Entro nello spazio e mi aggancio con un punto catenella. Mi sistemo anche le codine e le vado a nascondere nella lavorazione. Così alla fine avremo già il lavoro pulito. Nel terzo giro andiamo a lavorare tra un gruppo e l'altro nello spazio e lavoriamo 3 punti alti. E andiamo a lavorare 3 catenelle per il primo punto alto e 3, carico il filo, rientriamo nello spazio in cui ci siamo agganciate e lavoriamo altri 2 punti alti, 1 e 2. Mi vado a nascondere anche le codine durante la lavorazione, carico il filo. Salto i 2 punti successivi, vado nello spazio e lavoro altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto i 2 punti successivi, vado nello spazio che li separa dalle maglie successive. E lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3, e continuo in questo modo per tutto il terzo giro, lavorando 3 punti alti in ogni spazio disponibile tra un gruppo di 2 maglie alte e l'altro del giro sottostante. Il giro lo andiamo a chiudere sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. Partiamo con il quarto giro che lavoreremo ancora con il colore arancione. Una catenella, rientriamo nello spazio che abbiamo appena chiuso e lavoriamo un punto basso. Tre catenelle per l'archetto, 2 e 3, saltiamo il blocco di 3 punti alti, andiamo nello spazio successivo e lavoriamo un punto basso. 3 catenelle, saltiamo le 3 maglie alte, andiamo nello spazio e lavoriamo il punto basso per chiudere l'archetto e continuiamo in questo modo per tutto il quarto giro. Andiamo a chiudere il giro dopo l'ultimo archetto sulla maglia bassa iniziale con un punto bassissimo. Fissiamo il filo
tagliamo per fare il successivo cambio colore. Prendo il giallo, faccio il mio cappietto iniziale e mi vado a fissare nel primo archetto di 3 catenelle. Quindi lavoro un punto bassissimo e cominciamo con il quinto giro. In questo giro andiamo a lavorare in ogni archetto 4 punti alti. Il primo lo sostituiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, rientro nell'archetto nel quale ci siamo agganciati e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. E come d'abitudine mi nascondo le codine nella lavorazione. Carico il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. E portiamo al termine il giro lavorando, come vi dicevo, in ogni archetto 4 punti alti e chiuderemo il giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. Andiamo a chiudere il quarto giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. Do un punto catenella e andiamo a tagliare il filo per il cambio colore. Con l'ultimo colore che vado ad inserire, quello chiaro, faccio il mio cappietto e mi vado ad agganciare qui nello spazio prima dell'ultimo punto dove abbiamo chiuso il giro. Mi aggancio con un punto catenella . Mi sistemo le codine così le vado ad inglobare nella lavorazione e cominciamo il giro lavorando 3 catenelle, 1, 2 e 3 per il primo punto. Anche in questo giro andremo a lavorare nello spazio che c'è tra un punto e l'altro e lavoreremo un punto in uno spazio, due punti nello spazio successivo, alternando la sequenza fino alla fine del giro. Abbiamo cominciato con le 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, carico il filo, vado nello spazio successivo tra le due maglie e lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Carico il filo, vado nello spazio successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo, vado nello spazio successivo tra le due maglie e lavoro 2 punti alti e continuo in questo modo per tutto il giro, alternando un punto singolo ai due punti lavorati nello stesso spazio. Andiamo a chiudere il sesto giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo e continuiamo con il settimo giro che lavoreremo ancora con questo colore. Faccio un punto catenella, rientro nella
nel punto in cui abbiamo chiuso il giro e lavoro un punto basso. 5 catenelle per lo spazio, 3, 4 e 5. Saltiamo 5 punti di base, 1, 2, 3, 4 e 5, e nel sesto andiamo a chiudere l'archetto con un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 5 punti di base, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel sesto andiamo a chiudere l'archetto con un punto basso e continuiamo in questo modo per tutto il settimo giro. Andremo a cambiare ancora il colore all'ottavo giro. Io continuerò con il marrone per andare a finire la lavorazione. L'ultimo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo i 5 punti, 1, 2, 3, 4 e 5. Lo andiamo a chiudere sulla maglia bassa iniziale con un punto bassissimo. Diamo un punto catenella, vado a tagliare il filo per il cambio colore. Se avete notato, io la lavorazione non l'ho mai girata, ho sempre continuato a lavorare in senso antiorario con il dritto fronte a me, così da avere tutto il lato dritto e il rovescio. Vado a prendere il marrone. Cappietto iniziale e ci andiamo ad agganciare nel primo archetto disponibile dopo la chiusura a giro. Ci agganciamo con il solito punto catenella. Vado a sistemare le codine per nasconderle nella lavorazione. E lavoriamo questo ottavo giro in questo modo: 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, rientro nell'archetto e vado a lavorare altri 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5. E continuo lavorando 6 punti alti in ogni archetto disponibile. Chiuderemo il giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali e poi andremo a lavorare le orecchie in giri di andata e ritorno senza staccare il filo. Quindi continuo a lavorare questo giro con i 6 punti alti in ciascun archetto disponibile, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Io continuo e poi vi faccio vedere la conclusione del progettino. Andiamo a chiudere quest'ultimo giro, come al solito, sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. E senza staccare il filo, andiamo ora a lavorare le orecchie in giri di andata e ritorno. Raggiungeremo poi con dei punti bassissimi il giro, l'ultimo giro per andare a lavorare l'altro orecchio. Io ho già lavorato l'altra parte del mio progetto, vedete che è monocolore, il procedimento è lo stesso, solo che invece di staccare il filo al cambio colore, con dei punti bassissimi ho raggiunto il punto in cui iniziava il giro seguente, ma il procedimento è lo stesso di questo che abbiamo appena lavorato. Per le orecchie, che andremo a lavorare su 8 punti di base, procediamo in questo modo: una catenella, carico il filo e andiamo a lavorare 8 mezzi punti alti sugli 8 punti successivi, uno per ogni punto, quindi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo è il primo giro. Adesso voltiamo il lavoro e andiamo ad effettuare la prima diminuzione. 2 catenelle per il primo punto, carico il filo, vado nel punto successivo e lavoro un mezzo punto chiuso assieme alle 2 catenelle. Carico il filo e vado a lavorare 4 mezzi punti alti. 1, 2, 3 e 4. Sugli ultimi due punti vado a lavorare l'altra diminuzione. Carico il filo, entro, vedete, ricarico, vado nelle catenelle iniziali, estraggo e chiudo tutto assieme. E questa è la nostra diminuzione di fine riga. Volto il lavoro adesso e lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nel punto successivo, estraggo e chiudo per metà. Ricarico e chiudo assieme alle 3 catenelle. Carico il filo di nuovo, vado a lavorare 2 punti alti nei due punti successivi, uno per ogni punto. Carico il filo, un mezzo punto sul punto successivo, un punto basso sulla diminuzione sottostante. Voltiamo il lavoro e facciamo una catenella, carico il filo, vado nel punto successivo alla diminuzione e lavoro un mezzo punto. Carico il filo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo e negli ultimi due punti vado a lavorare una maglia alta per metà, carico il filo, vado sulla diminuzione, estraggo, lavoro per metà e chiudo tutto assieme. Andiamo a lavorare l'ultimo giro con 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado nel punto successivo. Lavoro per metà e chiudo assieme alle 3 catenelle. Vado nella diminuzione e lavoro un punto basso. E abbiamo terminato il primo orecchio. Adesso con dei punti bassissimi raggiungo l'ultimo giro che abbiamo lavorato, per poi continuare la lavorazione dell'altro orecchio. Non fate tirare il lavoro, mantenetevi morbide. Se avete bisogno di qualche punto in più, fatelo, ma non eccedete, altrimenti il lavoro può sfarfallare. Vedete? Lavoro tutti punti bassissimi. Arrivata qui, sul primo punto disponibile dell'ultimo giro, lavoro il mio primo punto basso dei 10 che mi servono per lo spazio da lasciare tra un orecchio e l'altro. Quindi partiamo da qui: 1, 2, punti bassissimi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
e 10. Vedete che la lavorazione si svolge tutta sul dritto del lavoro. E adesso andiamo a lavorare a specchio l'orecchio da quest'altra parte e facciamo in questo modo. 2 catenelle, carico il filo, vado nel punto seguente e lavoro il mezzo punto chiudendolo con le 2 catenelle. Carico il filo e vado a lavorare 4 mezzi punti alti, quindi 1, 2, 3 e 4. E negli ultimi due punti vado a lavorare la mia diminuzione, 1, vado nel punto successivo, 2 e chiudo. Volto il lavoro e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 per il primo punto, carico il filo, vado nel punto successivo, chiudo per metà e poi assieme alle 3 catenelle. Vado a lavorare 2 punti alti nei due punti successivi, uno per ogni punto, 1 e 2. Carico il filo, mezzo punto alto nel punto successivo, un punto basso sulla diminuzione. Volto il lavoro e facciamo 1 catenella, carico il filo, vado nel punto successivo a quello della diminuzione e lavoro mezzo punto. Carico il filo, un punto alto nel punto successivo, carico il filo, un punto alto chiuso per metà, carico di nuovo, vado sulle catenelle iniziali. Lavoro il punto per metà e chiudo tutto assieme per la diminuzione. Volto il lavoro e andiamo a lavorare l'ultimo giro con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado sul punto successivo, chiudo per metà. E poi assieme alle 2 catenelle. Vado nell'ultimo punto, che è la diminuzione, e lavoro un punto basso. E abbiamo terminato anche l'altro orecchio. Senza staccare il filo adesso. Ecco qui, senza staccare il filo adesso, dopo che avrete lavorato l'altro pezzo identico a come abbiamo lavorato questo, andiamo a chiudere il lavoro e lo facciamo in questo modo. Rovescio contro rovescio, sistemiamo per bene. Per far combaciare i due pezzi, vedete? E ripartendo da dove abbiamo il filo, andiamo a chiudere il lavoro con dei punti bassissimi. Partendo dalla punta dell'orecchio, gireremo tutto intorno al lavoro e ci fermeremo all'altra punta, lasciando aperta la parte superiore. Poi procederemo a lavorare gli occhi e il gancio o la chiusura a seconda dell'utilizzo che ne volete fare. Il consiglio che vi do è che quando andate a chiudere il lavoro di tenere morbida la tensione e di non tirare troppo i punti durante la chiusura. Quindi entro nella punta della parte di dietro prendendo tutte e due le asoline del punto e chiudo con un punto bassissimo. Mi sistemo il lavoro e procedo entrando in ogni punto disponibile
sempre prendendo le due asoline di tutti e due i pezzi che vado a chiudere, vedete, con un punto bassissimo, cercando di andare secondo l'andamento naturale del lavoro, senza tirare, altrimenti si sposta il lavoro e non combacia più. Io continuo e poi portiamo a termine con i dettagli mancanti. Ho chiuso tutto il lavoro, sono partita dall'orecchio, ho lavorato tutto intorno dei punti bassissimi, facendo combaciare i punti del davanti e del dietro. Sono arrivata all'altra punta dell'orecchio e prima di staccare il filo mi vado a lavorare un piccolo gancio per mettere l'anello portachiavi. E lo faccio in questo modo: 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, vado alla base della punta dell'orecchio, prendo tutti e due i punti del davanti e del dietro e lavoro un punto alto. 3 catenelle, 2, 3, carico il filo, vado al centro dell'occhiellino che si è formato e chiudo la maglia alta. 1, 2, 3. Carico il filo, vado al centro dell'occhiello e lavoro la maglia alta. Lavoro un altro occhiellino, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado al centro dell'anellino e lavoro la maglia alta. Vado adesso dove ho puntato l'uncinetto per il primo anellino, entro, estraggo e chiudo con un punto bassissimo. Ecco qui il nostro gancetto per mettere l'anello portachiavi. Prendendo solo una parte del lavoro, mi fisso con qualche punto per poi andare a tagliare il filo. Ecco qui. Do una catenella e vado a tagliare il filo. Ecco qui, taglio, stringo bene, poi andrò a nascondere per bene il filo nella lavorazione. Adesso andiamo a fare gli occhietti, la parte bianca e la parte nera. E un piccolo per la parte superiore, per non perdere quello che andremo a mettere dentro, io applicherò un bottoncino all'interno del davanti, visto che abbiamo delle aperture, e così potrò tranquillamente e comodamente chiudere, vedete, in questo modo la parte superiore. Poi andrò a cucire il bottoncino. Il lavoro l'ho già terminato, andrò ad applicare questo gancio che mi è stato regalato, è un portachiavi in pelle, nell'occhiellino che abbiamo creato in precedenza, così quando lo dobbiamo lavare possiamo sganciarlo comodamente, le parti metalliche non andranno ad arrugginirsi. Per gli occhietti, ecco qui, io li ho già lavorati, è molto semplice. Per il nero, la pupilla, sono solo due giri. Partiamo con un anello magico e 12 mezze maglie alte. Il secondo giro è tutto un giro di aumenti. Su ogni maglia del giro sottostante andremo a lavorare due mezze maglie. Chiuderemo il giro e spezziamo il filo e la pupilla è pronta. Per la parte bianca invece sono tre giri. Partiamo sempre con un anello magico e 12 mezze maglie alte. Il secondo giro è un giro di aumenti, quindi due punti su ogni punto sottostante. Il terzo giro è un giro di
mezze maglie alte, lavorato punto su punto, senza fare più aumenti. Questo per dare, vedete, la forma un poco concava all'occhietto. E poi li potrete posizionare come più vi piace le pupille. A me piacciono un poco strabiche in questo modo, vedete? Potete metterle così, potete metterle che guardano verso l'esterno, potete metterle che guardano sopra. Vedete voi come più vi piace assemblarle, così le metterete. Io le vado a cucire e il nostro lavoro è terminato. Una volta che avrete deciso come posizionare le pupille, il mio consiglio è quello di andare prima a fissare la pupilla nera sulla parte bianca e poi con un filo trasparente o dello stesso colore della parte chiara. Andate a fissare l'occhio sul davanti del gufetto, andando a cucire a filo intorno alla parte nera per lasciare libera la parte concava. E il nostro lavoro è terminato. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. Se volete essere dei nostri, mi trovate nel gruppo Facebook Uncinetti e Fili Colorati Aula Virtuale 2.0, il gruppo di Elfica's House.